che sono qua presenti, di come è nato e perché è costituito. Presentata questa mattina a Cuneo presso lo spazio incontri della Cassa di Risparmio di Cuneo, la nuova applicazione per smartphone e tablet Alpilang Outdoor. Per l'occasione è stata indetta una conferenza stampa a cui ha preso parte un buon numero di operatori del settore, giornalisti e figure istituzionali. Sul palco per parlare di turismo e innovazione Ezio Falco, presidente della Fondazione CRC, Gianni Vercellotti, presidente dell'ATL del Cuneese, Luigi Barbero, presidente dell'ente turismo Alba Bra Langheroero e Matteo Gualano, Chief Operating Officer di SEAC02, l'azienda che si è occupata dello sviluppo del progetto. È arrivato il momento di innovare per diventare più competitivi e sfruttare al meglio la risorsa turismo. La CRC ha fatto la sua parte finanziando metà del progetto, ciò che conferma il forte legame della banca con il territorio e le attività ad esso connesse. Metterci in maggiore velocità, perché la velocità nel fare è altrettanto importante come il fare, che pure già un passo in avanti rispetto a dire. Molto spesso ci si fanno dire, fare, ma farlo anche con una qualche velocità, perché comunque viviamo in un tempo finito, e non infinito, perché ciascuno di noi vive a 100, 110, qualcuno dice 120 anni, no? Si tratta secondo me di un'iniziativa molto importante per smuoverci dalla mentalità di altri tempi e di altri spazi. Noi siamo ancora molto legati a questi tempi che sono superati dalla tecnologia e da tutte le cose a cui bisogna adeguarci. E d'altra parte il numero di turisti che vengono nel Cuneese è una testimonianza che questo sta avvenendo. Naturalmente avviene in gran parte per capacità loro e per curiosità loro, per cui abbiamo 1.100.000 presenze e mi pare che sia molto interessante questo. È una cosa che non era mai capitata, sta capitando e migliorerà ancora, ecco. L'applicazione è gratuita e scaricabile da Apple Store e Google Play, ha un'interfaccia semplice ed ha lo scopo di guidare il turista attraverso le molte opzioni del menu, corrispondenti all'offerta. Si va dalle strutture di ricezione agli sport praticabili, dagli eventi ai punti di interesse. Guagliano ha infine rivelato che si sta già lavorando ad un'ulteriore espansione e l'applicazione cioè sfrutterà la cosiddetta realtà aumentata per ottenere in tempo reale informazioni dettagliate sul monumento, la struttura e il punto di interesse. Siamo consapevoli che il territorio di Langheroero e il territorio, diciamo, del Cuneese, delle Alpi, è un territorio che si presta molto a un turismo outdoor. Ci sono bellissimi sentieri, ci sono delle opportunità di svago e di soggiorno all'aria aperta che sono probabilmente uniche nel panorama regionale. Ecco, il fatto di riuscire a mettere a sistema e collaborare su questo filone di turismo credo che possa essere di interesse di entrambe le ATL e ci rafforza entrambe. L'iniziativa di questa mattina di uno strumento digitale che mettiamo a disposizione dei turisti è un passo in avanti molto importante verso quella modernità che è necessaria per riuscire ad essere all'altezza con quelle che sono le esigenze di coloro che sempre di più da tutto il mondo vengono nei nostri territori.